Allora, io sono appunto Luca Corsato, di professione faccio il data manager e la prima volta che sono venuto a Lens Hammerkamp è stato nel 2012, che ho presentato appunto una prima idea di quelli che potevano essere gli open data. Scusami Luca, tu hai una Vai. condivisione dello schermo? Stai facendo vedere delle slide per caso? No, no, non ho niente da far vedere, Ok, grazie, scusa. se no la mia brutta faccia. E niente, dopodiché sono tornato con il mitico Vecna, che mi sembra che ci sia anche quest'anno, per presentare all'epoca, penso 2 anni fa o 3 anni fa, Facebook Tracking Exposed, a cui avevamo curato appunto la parte di project manager. Adesso non mi ricordo. Ah, l'anno scorso ero venuto per l'Open Business Model dei dati e quest'anno, siccome siamo in periodo elettorale, mi sono permesso di redigere per conto dei dati quello che poteva essere una sorta di programma. Perché, guardando almeno qua a Venezia, quello che erano i vari programmi elettorali di cose sui dati, sulla tecnologia, praticamente latitanza totale. Quindi, io farei nel classico delle assemblee politiche, che non so se qualcuno abbia avuto la fortuna o la sfortuna di partecipare, direi che accenno a quello che potrebbe essere il comunicato politico, dopodiché segue dibattito. Allora, cari cittadini e concittadine, siete persone e noi no, sono i dati che parlano. Siamo dati, verbo e nome, participio passato di dare. Nome proprio di elementi di un'informazione fatti di simboli, numeri e lettere che dobbiamo essere elaborati. Siamo qui, noi dati, presenti nelle nostre vite analogiche e digitali, a proporci per il vostro pensiero analitico. Chiediamo la spinta, quella dell'artista che cerca di rappresentare il senso astratto con colori e forme. Siamo a disposizione per rappresentare quello che intuite. Noi dati siamo occasionali, raccolti, aggregati, recintati, accessibili, automatizzati. Tanto più la nostra organizzazione si automatizza, tanto più ci affidiamo alla vostra natura di umani, alla vostra integrità che non è affascinata dalle macchine. Ci affidiamo alle vostre abitudini. Noi dati non abbiamo pregiudizi, voi invece siete fatti di punti di vista e di distrazione. I padroni di media sono matematici ed esperti scientifici che vedono voi come nostri produttori. Dietro le timeline, le app, per questi sciamani digitali siete da trasformare in listini per inserzionisti. Vi difendete con privacy, sicurezza cibernetica, verso algoritmi sensibili alla vostra conoscenza. Quando vi sentite sfruttati, percepite il borseggio di quello che sapete senza saperlo. Cosa scrivete, quante volte, i vostri gusti, le vostre abitudini diventano dati per altri. Quindi votateci e usateci. Chiedete accesso e abilità. Perfetto, vedo anche il tempo. Noi dati non siamo esclusivi di specialisti, e questo è importante, non siamo riservati, vogliamo essere come le parole. Voi umani andavate a farvi scrivere le lettere per i vostri cari dagli scrivani. Quelle lettere venivano lette ad altri che non sapevano decifrare quei simboli. Eravate analfabeti come siete oggi con noi dati. Ci sono anche gli analfabeti di ritorno che conoscono le parole e non capiscono il significato. Un vantaggio per gli sciamani della tecnologia che sfruttano voi analfabeti dei dati. Eppure siamo tra voi con strumenti che prima non avevamo. Votateci per darci significato, votateci per usarci negli archivi, per farci descrivere realtà che sospettate ma non potete provare. Siate artisti della realtà, noi dati per vedere dobbiamo essere visti. Umani hanno fatto grandi discorsi per superare limiti sociali ed economici. Noi siamo la vostra fuga dalla macchina. Vi offriamo l'emancipazione dalla catena di montaggio perché noi viviamo già in essa. Non dovete viverci voi nella catena di montaggio. Cosa dovrebbe offrire una democrazia rispetto a una dittatura se non la libertà dal lavoro statico e ripetitivo? Noi dati viviamo e ci riproduciamo nell'osservazione costante ed ossessiva. Siamo nella stele di Rosetta, nel tessuto del telaio, nel calcolatore meccanico, negli elaboratori, nei vostri smartphone. Ci siamo a prescindere dalla vostra volontà, ma ci dotiamo di senso con la vostra iniziativa. L'industria vuole sapere senza applicare, anzi vuole che sappiate senza applicare. Il loro prodotto è la conoscenza di consumo. Noi dati non vi chiediamo di conoscere tutto, ma vi diamo la possibilità di scegliere cosa e quanto sapere.
siamo da questo punto di vista orizzontali e verticali. Orizzontali per sapere di tutto un po' e verticali per sapere tanto di poco, giù nel profondo o su verso le stelle. Non vi diamo conoscenza, ma direzione. Scegliete voi umani dove andare, come e a che velocità. Diamo carburante al vostro giudizio. Vogliamo essere brevi però, perché siamo grezzi ed ignoranti. Siamo oggetti per la vostra informazione. Possiamo dare motivo ai vostri pregiudizi o dare spinta alle vostre teorie. Non giudichiamo, vi liberiamo dalla dittatura delle opinioni. Votateci per dare sostanza ai vostri secondo me. In cambio vi chiediamo l'impegno, la bellezza del pensiero. Questo è il comunicato, adesso via al dibattito. Quindi, ok, allora oppure parliamo. No, allora io intavolerei una chiacchierata che parte un po' dalla tua esperienza con i dati, nel senso che alla fine tu hai fatto questa cosa che è un po' una provocazione anche, chiamiamola, a sfondo politico, ed è un po' borderline rispetto a quelle che sono le... l'in-topic e l'off-topic dell'ESC, in quanto l'ESC ritiene la politica off-topic e semplicemente per una questione di preferenze e di scelte. Ma questo comunicato che hai fatto sicuramente è fondato sulla tua esperienza, quindi se ci vuoi raccontare... Allora, specifico che potrebbe essere politico nel senso che i dati incidono fortemente in quelle che sono le interpretazioni politiche. Dopodiché ritengo che essere formati e abilitati a poter trattare i dati, soprattutto da potervi accedere direttamente alle fonti in maniera più o meno automatica in base alle competenze, sia un diritto civico, civile, perché come ci sono le biblioteche, ci devono essere anche i dati disponibili. E mi sono permesso di fare questa zingarata perché il caos a cui si è assistito, sia per un po' di ignoranza, sia anche per alcuni casi strumentalizzazione, al caos e la infodemia, come è stata definita per il discorso del Covid, ha generato confusione, se non in alcuni casi caos e paura. Quindi ritengo che richiedere in ambito di proposta elettorale, ma vale per qualsiasi componente politica, cioè una scelta di civile proprio a tutti gli effetti, che ci sia una considerazione e una garanzia che nelle piattaforme, diciamo, di amministrazione sia integrata, non come si faceva, che so, fino a 5-6 anni fa o anche agli inizi con gli open data, che i dati devono essere aperti. I dati devono essere disponibili. Dopodiché sulle licenze e che cosa potersi fare è si tratta e si verificano anche i costi, perché ovviamente produrre o rilasciare dati hanno dei costi. Però se si comincia a chiedere che il dato venga inserito come parte integrante delle scelte amministrative e politiche, in questo caso, è un dovere nei propri confronti. Quindi sono perfettamente consapevole che giustamente l'ESC non deve prendere posizioni o acquisire istanze politiche, ma come si insegnava e si insegna a tenere in mano la penna quando si è piccoli e come in qualche modo l'ESC abilita a tutta una serie di tecnologie, ci deve essere anche una ricezione da parte di chi si propone per amministrare, una presa d'atto che devono rispondere delle determinate istanze, che non sia solamente ti getto il dato in faccia, ma te lo metto a disposizione secondo quelle che sono le tue richieste o i tuoi segmenti di interesse. Questo era, ecco, giusto per chiarire che non è una presa di posizione verso un partito rispetto a un altro, un candidato rispetto a un altro, perché devo dire che da questo punto di vista l'offerta è molto bassa. Il caso particolare è che molto spesso si confondono i dati con i documenti e quindi non si riesce a distinguere quelle che sono le due nature diverse delle cose. Tu hai parlato di questo, diciamo, comunicato a carattere molto generico e generale, ma chiaramente poi in questo discorso che stai facendo
hai fatto anche dei riferimenti un po' più concreti. Hai in mente in particolare degli esempi? Ho avuto l'esperienza molto interessante e formativa, diciamo anche provante, di essere tra gli ideatori e nel comitato organizzatore del Padiglione Venezia, la Biennale di Architettura di 2 anni fa. E cosa c'entravano i dati? Di fatto si presentava, la mia idea era quella di dire come si fanno le architetture con le costruzioni, esiste anche un'architettura delle informazioni. Per cui una delle istanze che chiederei nelle proprie città non è tanto andare a chiedere al comune che renda disponibili i dati o a chi per esso, ma che ci sia un'integrazione tra i dati delle singole istanze. Faccio il caso di Venezia. A me avere i dati del comune basta, non interessa. Io voglio anche i dati degli archivi delle facoltà, degli archivi dello UAV di Ca' Foscari, dell'archivio di Stato, l'archivio della Biennale. Cioè ci sono una miriade di archivi il cui limite maggiore è che non riescono a parlarsi tra di loro. E se vogliamo, il lockdown ha evidenziato questi limiti, che molte aziende hanno avuto difficoltà a poter attivare delle politiche delle scelte di smart working, perché semplicemente le persone non riuscivano ad accedere ai dati che erano sigillati nei propri computer. E allora si è fatta la corsa ai vari fornitori, io l'ho visto anche con la scuola nel caso di mia figlia, che non c'è un problema se ci si rivolge a Microsoft, a Google o a che altro. Il problema è che se non c'è una scelta e una politica di gestione dei dati, che va non solo da te li metto disponibili, ma te li organizzo. Da questo punto di vista ho trovato un paper, infatti l'ho anche tradotto, su Nature, fatto dalla sezione data di Nature, la sezione open access di Nature, che parlava del concetto trust. Se andate sul sito su cui scrivo le mie stupidaggini, che si chiama Data Porn, lo trovate. Trust in sostanza agisce non solo sui dati, ma agisce direttamente sui repository, cioè sugli archivi. E un esempio concreto di che cos'è il modo giusto di come gestirli, basta andare su zenodo.org, che non so quanti lo conoscono, ma è spettacolare. Secondo me è la seconda invenzione più grande dopo l'internet. E la cosa particolare è che Zenodo è stato e viene tuttora messo a disposizione dal CERN, a cui è nato appunto il www. E Zenodo è un sistema di archiviazione addirittura permanente, che viene usato internamente, anzi nasce come repository interno del CERN per quello che riguardavano i dati prodotti dai vari collider e dai dati che si scambiavano i vari ricercatori. Ma non solo, avevano anche un'altra esigenza i ricercatori. Avevano l'esigenza di fissarli in maniera permanente nel tempo e quindi associarli a delle particolari tipologie di metadati che si chiamano DOI, sta per Digital Object Identify. E questo permetteva non solo di mettere una sorta di bollino, di timbro, è come, diciamo che era come quando, non so chi ha avuto esperienza di suonare, quando si suonava, si mandava e si componeva una nuova canzone, si registrava su una cassettina e se la mandava come raccomandata, che quando non si aveva la possibilità di registrarsi alla SIAE. Zenodo, attraverso questo DOI, dà la possibilità di mandarsi una sorta di raccomandata. La figata è che però questo DOI è anche un permalink che rimane fisso nel tempo, in maniera perché viene garantita la conservazione permanente. Quindi consiglio a tutti di andare su Zenodo, tanto più che è diventato famoso perché la Giannotti con la Ilaria Capua l'hanno divulgato principalmente come repository open access per il Covid. E io avevo cominciato a guardarlo quando era a metà marzo, che c'erano già 4.000 e passa record, che si andava da paper a addirittura applicativi proprio per leggere e interpretare i dati. Adesso penso che siano 500.000, una roba, cioè, e sono tutti materiali rilasciati con licenze aperte. La cosa bella di Zenodo è che non è, diciamo,
schizzignoso per quanto le riguarda le licenze. Uno può anche metterli con tutte le licenze, con tutti i diritti riservati, o metterlo addirittura in privato. E la figata è che addirittura linkabile con GitHub, quindi posso trattare come se fosse un paper scientifico il codice che ho su GitHub, perché sono collegati. Quindi questo è un esempio pratico, ecco. L'idea potrebbe essere che si chiedano delle politiche di gestione dei dati integrati nelle proprie città, in cui si integrano i vari detentori di dati. Ok, quindi è stato, cioè, come esempio è molto chiaro. Uh-huh. Bene, allora direi che se ci sono delle persone che vogliono fare delle domande, o qui dalla sala, oppure ovviamente dalla... C'è la possibilità di interagire con la chat interna di questa stanza, ovviamente da Twitch o dal gruppo Telegram, possiamo accettarle, e quindi vi invito a scriverle. E nel frattempo vi faccio a questo punto una domanda io, però. Mm-hmm. Ed è, tu hai parlato di dati, e in qualche maniera questo fa parte del tuo lavoro, ma volevo chiederti come sei arrivato a occuparti di dati, quindi a livello proprio della tua storia, da quanto tempo lo fai, e come mai sei arrivato qui? Allora, io ho iniziato a occuparmi di dati verso il 2006-2007, principalmente di Open Data. Perché? Perché all'epoca facevo il pittore, e in più facevo anche il VJing, cioè invece di mixare la musica, mixavo le immagini, e avevo bisogno di immagini ad alta definizione e non le trovavo. Quindi ho cominciato a cercare alcuni archivi che potevano essere disponibili. Ho trovato appunto nel 2008-2009 Internet Archive, poi ho scoperto Wikimedia Commons e dopo tutti i vari altri repository. E quindi ho iniziato appunto da lì. In più avevo un vecchio Toshiba che mi si era rotto, e quindi non riuscivo a farci girare ancora Windows. Mi sono installato prima Linux, prima Ubuntu, poi Debian, e poi, siccome volevo essere il purista, mi sono messo Arch Linux e facevo le mie cose, ho iniziato da quello. Dopodiché, siccome nel frattempo era ancora dipendente del Comune di Venezia, nel 2012 abbiamo fondato Open Data Venezia per rilasciare i dati del Comune. E da lì poi è iniziata Spaghetti Open Data, varie cose, poi per 5 anni ho avuto una società che facevamo data management, e basta. Quindi diciamo che ho visto cose molto, molto particolari. Ultimamente mi sto occupando di dati immobiliari, di dati agricoli, e posso dire che sui dati immobiliari c'è il disastro. E in particolare a livello di dati immobiliari, che cosa si può fare e che cosa ci può essere? Ma diciamo che a livello di dati immobiliari cosa non viene fatto? Nel senso che uno dice: chi è il più grande detentore di dati immobiliari? In realtà il più grande detentore di dati immobiliari sono le banche, le cosiddette società di gestione del risparmio, le SGR, che hanno dati relativi a un patrimonio che si aggira attorno ai 300 miliardi di euro, solamente per l'Italia. Il problema è che questi dati adesso cominciano a preoccuparsi di passarli all'interno di un sistema di OCR, perché sono ancora documenti. Per cui c'è tutto il sistema della gestione degli immobili, soprattutto per le periferie, che è estremamente arretrato. Infatti, quando io parlo di gestione e integrazione dei dati tra più archivi o tra più istituzioni, quindi comune, università, eccetera, è perché altrimenti i dati si disperdono sempre di più, e per cui si arriva al punto che, per esempio, uno dei limiti più grandi del patrimonio, del gestire i dati del patrimonio immobiliare, è che molto spesso le stesse amministrazioni o i singoli privati, che magari vedono una casa che è carina, non sanno di chi è, magari chiusa da anni, eccetera, non sanno più chi sia il proprietario, perché magari il proprietario non è più riuscito a pagare il mutuo, l'immobile è passato dentro la banca, i vari faldoni non sono mai stati digitalizzati, se sono nelle periferie tanto meno, e quindi rimangono lì, e c'è questo patrimonio che poi alla fine è molto concreto, perché si parla di case, di intere zone, di città, ma si parla di percentuali sull'ordine dei
15-20% delle città italiane che non sanno di chi siano quegli immobili che magari sono chiusi da anni. E parliamo di case private, zone industriali, zone agricole, zone commerciali, e proprio per i limiti di una totale assenza di interesse, direi, di fare una gestione e dei business model sui dati, porta a una trascuratezza e a una semplice recinzione, per cui io produco dati, ce li ho, basta, fine. L'importante è che ce li abbia. Dopo, guardarli, gestirli, controllarli, pulirli, è, diciamo, messo veramente tra le ultime delle priorità. E in parte questo l'abbiamo visto col Covid, perché molto spesso i dati su cui si lavoravano erano sporchi, non erano puliti. E questo ha generato dei falsi positivi, degli errori di valutazione, e adesso che stanno cominciando a rilasciare i verbali del CTS, cioè il comitato tecnico-scientifico, diciamo che da quello che si legge non erano necessariamente delle scelte cosiddette data-driven, ecco, se vogliamo usare un termine un po' tecnico. Quindi io, diciamo, per passione, per curiosità, mi ritrovo a fare questa professione, ma che è una professione che in sostanza ha un mercato molto strambo, perché qua in Italia, nonostante siamo tra i più grandi detentori di archivi e anche tra i migliori archivisti dal punto di vista di teoria, tra archivisti e catalogatori, quindi descrittori anche degli oggetti fisici attraverso i dati, tutta questa cosa non ha mercato. Cioè, basta vedere le offerte, e i data management vengono generalmente associati a delle professioni che riguardano la matematica, la fisica, qualcosa di economia, ma ingegneria, ecco, ingegneria gestionale, una cosa del genere, ma le università non sono dei veri interlocutori, perché di fatto tra chi ha fatto l'università, chi è che è stato spinto o è stato consigliato dal proprio professore di mettere i dati nell'archivio open access dell'università? Sono pronto a scommettere che tra chi dei presenti ha fatto un'università e ha vissuto, magari non ha mai saputo che esistevano, per obbligo di legge, perché vengono erogati dei fondi europei, magari delle pubblicazioni open access, che significa che sono aperte e riusabili, a differenza di paper scientifici che magari per consultarli devi spendere $800 per una rivista in fascia. Quindi è tutto un patrimonio che è là, fermo, basta. E in 3 minuti tu hai parlato anche di dati agricoli, cosa ci puoi sapere, dire a proposito? Sembrano un po' l'antitesi, no? Immobiliare, agricolo, la città, la campagna. Ma in realtà, allora guarda, proprio in 3 minuti, allora, giusto per non parlare a caso, vi do dei dati. Allora, solamente il 3% del territorio italiano è rappresentato dalle cosiddette grandi città. Tutto il resto è rappresentato da piccole città, o addirittura aree rurali e medie città. Le piccole città e le zone rurali rappresentano il 67% del territorio italiano. Quindi significa che, queste proporzioni sono più o meno simili anche su tutta Europa, perché l'Europa ha circa un 62-63% di zone rurali, anche perché viene portato su tantissimo, soprattutto da Spagna e Francia. Quindi parlare di dati agricoli legati ai dati immobiliari è strettamente correlato, perché soprattutto anche col lockdown c'è stato un aumento della richiesta delle produzioni e del fabbisogno ortofrutticolo a chilometro zero. E che cosa succede? Succede che finora, un po' per la moda dell'agricoltura della precisione, che ha senso sulle produzioni e coltivazioni intensive, ha portato a creare dei dispositivi estremamente costosi che rilevavano una quantità di dati che poi gli agricoltori non gliene fregava niente. E soprattutto c'erano dei gravissimi problemi di integrazione. Cioè, non c'era sul mercato, perché giustamente ogni produttore si fa la propria interfaccia, o il proprio sistema di gestione, un'integrazione che magari ho il sensore della temperatura di Sebastiano e il sensore dell'umidità di Luca. I due sensori hanno due infrastrutture che non si parlano, e quindi ho due gestioni completamente separate, non posso correlarle. Quindi i dati agricoli servono per
intanto aiutare gli agricoltori a evitare di farsi continuamente il giro dei campi e attivare degli strumenti di osservazione e di controllo della filiera, inizialmente proprio per garantire sia il produttore che chi compra, e soprattutto condividere questi dati per mostrare la presentazione della produttività del fabbisogno alimentare di un territorio. Collegato alle abitazioni ti permette anche di poter ridefinire degli insediamenti o di una ripopolazione di borghi dove magari ci sono a disposizione, perché magari sono appunto inabitate da anni, delle cascine o delle fattorie. Pensiamo anche solamente a tutta la zona che c'è nella Jesolana, anche nella zona di San Donato dove siete voi, ci sono tantissime aziende agricole che o stanno più chiudendo o sono chiuse e che potrebbero essere riattivate, considerando che poi dal punto di vista di fondi europei e di sgravi fiscali forse è la cosa più conveniente che si possa fare in questo momento, perché rispetto ai degli sgravi fiscali paurosi sull'agricoltura. Quindi chi vuole sono lì a disposizione. Grazie mille. Allora, grazie Luca per essere stato qui con noi e aver condiviso la tua esperienza qui al Land Summer Camp 2020. Ciao, in bocca al lupo. Ciao.